Siamo di nuovo davanti al Teatro Sociale per manifestare contro la seconda puntata di questa crisi della giunta Corradino, che adesso si esplicherà con un allargamento di giunta da 6 a 8 più lui 9, quindi in totale, componenti di un'amministrazione che ad occhi, sotto gli occhi di tutti, si vede che non ha ben governato. Quindi la nostra protesta è nei confronti di chi aumenta uno stipendio ma come corrispettivo nei confronti della cittadinanza non si sta muovendo, non sta facendo nulla. Gli aumenti che oggi dovremmo discutere, ma in realtà non è una discussione perché è una normativa di legge che viene applicata, quindi su questo ovviamente non c'è nulla da eccepire per quanto riguarda la procedura all'interno della variazione di bilancio, ma gli aumenti sono considerevoli, nel senso che le casse dello Stato trasferiranno alle casse comunali nel l'arco di 3 anni queste cifre, che non sono assolutamente ininfluenti rispetto a una gestione complessiva di una città che, come tante altre purtroppo, segnala problemi di carattere economico e lavorativo, e quindi noi riteniamo che dal punto di vista morale sia uno schiaffo nei confronti di chi ha problemi, e loro all'interno dell'assessorato, i servizi sociali, politiche sociali sicuramente sanno benissimo di che cosa si tratta. Ecco, dare una risposta di un'amministrazione nei confronti di questi cittadini in questo modo ci sembra veramente, diciamo, non elegante e non opportuno, ancorché previsto dalla legge. Una chiosa finale rispetto a questi nomi che stanno circolando: il rientro a questo punto come assessore esterno, quindi neanche più all'interno di un consiglio comunale, visto che la crisi è stata poi chiusa all'interno di un consiglio comunale, di una persona che ha determinato tutta questa situazione, che è stata, senza dir nulla, non abbiamo mai sentito il suo punto di vista, è stata dimissionata dal suo partito, il suo partito lo rimette al suo posto in un momento in cui veramente risposte non ce ne sono mai state date. Noi faremo delle proposte. La proposta è questa: che questa giunta abbia un po' di dignità e un po' di benevolenza presso gli abitanti di Biella, che si riduca in parte questa pioggia di soldi che arrivano, lo faccia nel modo che vogliano, ma noi chiederemo la costituzione di un fondo, dove si possono fare la ordinaria, la straordinaria manutenzione. Questo è un fatto importante. Poi l'altra cosa che chiederemo nei modi che andremo a definire è il fatto che il monte dell'indennità è 100 per 7 assessori, deve rimanere 100 per 9.